essere raccolto in questo modo, eccolo qua, con il gotto o il calice di rosso, non è cosa di tutti i giorni, perché noi siamo eroici, vero Daniele? Siamo veramente eroici, perché qua siamo al limite della sopravvivenza dell'olivo. A quanti metri siamo? Siamo a 480 metri circa e siamo proprio ai piedi della Lessinia. Come vedete c'è la neve che copre i monti. Perché hai voluto affrontare questa sfida? Perché eroici si nasce, come dicevi, e quindi bisogna cercare di investire su dei territori marginali dove c'è la possibilità di una grande sostenibilità, perché vuol dire dare valore aggiunto a un territorio, a un'alta montagna, ma nello stesso tempo arricchire di profumi e aromi quello che è un frutto sano dell'oliva. E come vediamo le piante rispondono in maniera magnifica, ma nello stesso tempo profumi e aromi andremo a conoscerli nell'olio che abbiamo prodotto qui. Una produzione relativamente giovane, perché è qualche anno soltanto che questo colle è stato piantato con le olive, anche per dare un segnale culturale, o sbaglio? Sì, siamo nell'ambito di una sostenibilità veramente unica al mondo, dove abbiamo questa oliva che si nutre di profumi e aromi di alta quota, e quindi questo penso che sia un valore aggiunto che trasmettiamo a quello che è il nostro consumatore appassionato, per sentire degli aromi che hanno un'unicità unica, un territorio, un terroir come dicono i francesi, ma che è l'espressione di una roccia calcarea che è il simbolo della Lessinia. Guarda qua. Guarda qua. Guarda Coccinella, porta fortuna e scappa via. Quante bottiglie, Daniele? Un quintale di olio prodotto, quindi 1500 bottiglie. Una nicchia, una punta? Assolutamente sì, ma però la cosa più bella è averne almeno un goccino da assaggiare. Però, perché le cose bisogna dirle tutte, c'è un effluvio che nasce da qui, che questo non ha semina nelle piante, vero? No, perché questa è un po' la nostra merenda contadina, insomma qua. Non ci deve essere merenda senza un buon salame e un pezzo di pane. La soppressa e i crostini nella prima merenda di primavera qui a 480 metri sulla testa del mare. E adesso io direi che si può anche fare un bellissimo brindisi. No, io sono astemio. Un goccio di amarone, perché la nostra Valpolicella è qui alla base. È un posto fantastico, ragazzi. Sono proprio curioso di assaggiare l'olio e ci vediamo alla prossima cantierata. Non so se è ancora qui, ma sempre in posti bei, o no? Salute a tutti.